conosciuta, secondo me. E niente, adesso ci godiamo questo passaggio del turno, perché secondo me bisogna, nulla comunque mai scontato nello sport, bisogna le vittorie, bisogna godersi. È un primo passaggio e niente, adesso vediamo quale sarà il nostro avversario, consapevoli del fatto che chiunque arriverà, insomma, sarà un avversario di assoluto livello. Quarti sono sempre la partita peggiore di ogni torneo. Sì, abbiamo parlato tante volte del quarto di finale, ipotizzando l'avversario, ma e siamo consapevoli del fatto che alla fine all'Olimpiade tu giochi quella partita lì per andare poi, no, a giocarti le medaglie. E una partita da dentro o fuori, ma l'avversario sarà difficile, ma è giusto che sia così in una fase finale di un'Olimpiade, ci mancherebbe altro. Però sì, secondo me è forse la più brutta, la peggiore, perché sei lì a un passo dal possibile podio, no? Perché insomma poi restano sempre quattro e a medaglia ne vanno tre, è una cosa banale, ma è la verità. E quindi niente, cercheremo adesso di capire chi sarà l'avversario, cercheremo comunque di godercela. Come scegli là non si può scegliere bene, perché sono tutte... Ma no, non... Voi avete guardato qualcosa, avete guardato qualche partita? Sì, ma più o meno le abbiamo guardate tutte, perché in camera insomma riusciamo più o meno a guardarle. E abbiamo guardato oggi Francia-Brasile, è stata una partita spettacolare, credo la più bella di questa Olimpiade. Abbiamo visto che di là ci sono squadre forti, ma che hanno avuto comunque delle difficoltà. Tanti punti forti, ma anche qualche punto debole, insomma, cercheremo di sfruttarlo, e non c'è da scegliere nessuno, perché ripeto, da lì sono veramente forti, ma questo lo sapevamo già prima, non è una sorpresa. Max, nell'urna ci sarà sicuramente il Brasile, sì, e potrebbero esserci gli Stati Uniti. Col Brasile avete una tradizione, mettiamo così, non buona nelle Olimpiadi, sì. Con gli Stati Uniti sì, invece. Sì, sì, abbiamo parlato anche di questo, sinceramente. E nelle ultime Olimpiadi contro gli Stati Uniti spesso l'abbiamo spuntata, quasi sempre, insomma, col Brasile invece no, col Brasile negli ultimi anni spesso e volentieri abbiamo perso, insomma. E loro quando arrivano a questo punto delle manifestazioni riescono a tirare sempre fuori qualcosa in più degli altri. Quando va male, io dico sempre, quando va male arrivano secondi. Sono incredibili e bisogna solo imparare da loro, secondo me. Però sarebbe anche arrivato, no, il momento per cambiare un po', insomma, per provare a batterli. È difficile, ma insomma, ci proveremo, ma ci mancherebbe altro. Pero no es